ultime novità arrivano dalla puntata di Mattino 5, dove Federica Panicucci ha puntato l'attenzione su un elemento nuovo che gli inquirenti non hanno ancora mai preso in considerazione. Si tratta di una botola. Quest'ultima conduce nella casa della mamma di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, compagno di Piera Maggio. Questa botola finora non è mai stata analizzata. La sparizione della piccola Denise per 17 anni è rimasta irrisolta. Sono state tante le piste che in questi anni hanno dato speranza a Piera e a tutta l'Italia, ma tutte si sono poi rilevate fasulle. In effetti, ecco spuntare un'altra possibile strada. È la stessa conduttrice di Mattino 5 che si domanda su perché questa botola non sia mai stata presa in esame da nessuno, visto e considerato che la stessa Anna Corona è stata una delle prime sospettate quando nel 2004 la piccola Denise è scomparsa nel nulla. Difatti ricordiamo che in un primo momento le indagini videro accusate Anna Corona e sua figlia Jessica con la complicità di una cerchia di amici, di famiglie e parenti della Corona. Le ipotesi erano l'omicidio della piccola oppure l'aver consegnato Denise a terzi. Nonostante ciò, tutt'oggi le due non sono state imputate di nulla. Sta di fatto che la Panicucci sottolinea che al momento questo elemento non dia alcuna tipologia di certezza. L'obiettivo è piuttosto quello di far sì che pure gli inquirenti possano interrogarsi su questa botola che forse potrebbe far finalmente luce sulla scomparsa di Denise. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.